Il credente è convinto che tutto sia stato creato da Dio e che nulla succede se egli non lo permette. La pandemia, che sta imperversando in quasi tutto il mondo, allora è permessa da Dio, così come sono permesse tutte le altre situazioni spiacevoli e dolorose personali e collettive. Se riteniamo che questa sia una prova per ciascuno di noi e per tutti, allora dovremmo chiederci il perché, in quanto sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Forse sinora ho pensato troppo poco a Dio e questa situazione mi spinge ad invocare il suo aiuto? Probabilmente tendo a trascurare la famiglia e l'isolamento coatto mi sprona a riscoprire di più i miei familiari? Ho fondato la mia esistenza su troppe sicurezze economiche senza pensare che la vera provvidenza è Dio stesso? Ho sottovalutato il valore della Santa Messa ed ora la sua mancanza mi aiuta a darle il suo giusto valore? E così anche per la Santa Confessione. Ora che non ho la possibilità di praticarla, sento la sua necessità? Oppure ho anche abusato di essa reiterando gli stessi peccati? Ho ringraziato troppo poco Dio per tutto ciò che ho potuto godere sinora? Questa è l'occasione per riscoprire la gratitudine nei suoi confronti. Ho dato troppa importanza al successo, al prestigio ed alla scalata sociale? Questo periodo dovrebbe aiutarmi a ridimensionarmi per cercare innanzitutto il regno dei cieli. Il resto, se crediamo, ci verrà dato in sovrappiù. Ma ci sono moltissime altre riflessioni che ognuno di noi potrebbe fare. Quello che importa è credere che il Padre Celeste è amore.